Buongiorno, adesso stanno venendo a prenderci in golf car. Questo è il posto in cui noi ci mettiamo per stare qui vicino all'acqua, insomma. E ora stavo dicendo, ci stanno venendo a prendere in golf car perché abbiamo avuto un problema tipo con il moschito, che sono come le nostre zanzare in pratica, e hanno appunto solo mio papà e un po' mia mamma, a me no. È la prima volta che ci capita e infatti siamo andati a spiegare questo in reception e hanno deciso di spostarci sul lato tramonto perché ci volevano spostare qui sul lato alba, qui vicino, ma alla fine hanno deciso che ci offrono, ci regalano il lato tramonto, che io pensavo fosse peggio e invece ho scoperto che è meglio perché i posti davanti al mare sono più protetti, quindi diciamo che c'è più privacy. Abbiamo fatto snorkeling qua davanti oggi e mi stava iniziando a piacere questo posto, ma niente, adesso dobbiamo cambiare posto, ma magari di là sarà anche meglio, adesso vediamo un po'. E sono anche vicino all'amaca, quindi top. Noi eravamo alla camera 120, come si può vedere se non faccio così, e ora ci sposteranno alla 220. Comunque non vi ho fatto vedere tutti questi tasti, servono in pratica per le luci sul tetto e per cioè sul soffitto e per il ventilatore, e questo serve per la velocità del ventilatore. E niente, mi sono trovato bene in questa stanza a parte i miei, e niente, adesso ci trasferiscono. In tutto questo vi devo ancora far vedere il ristorante. Con le mie capacità d'inglese non ho capito cosa ha detto. Comunque sono sulla golf car, che è quella però per caricare le cose, e quindi sono qui di fianco al autista, diciamo, e mia mamma e mio papà sono nel baule. Allora, il bagno è cambiato nella... Ah giusto, siamo nella stanza e là c'è l'antenna, quindi non mi piace a me stare vicino alle antenne. Comunque qui abbiamo solo due piante e sono più basse, quindi qua abbiamo il cielo più aperto. E tutto dentro qua è tutto piastrellato e è tutto un po' più nuovo, diciamo. È più di lusso. Mi piace di più, non so perché, ma mi piace di più questa stanza. La stanza è fatta in questo modo, quindi uguale all'altra, però anche qui è tutto piastrellato e tutto nuovo, e quindi mi piace molto molto di più. L'uscita è fatta così e ora io insieme a voi andiamo a scoprire un po' come è fatto questo posto. È fatto tutto così. Non abbiamo vicini perché qui è un posto più deserto, perché, cioè non so perché, ma sul lato tramonto ci sono meno persone, è una zona più esclusiva. Al ristorante, così finalmente vi faccio vedere com'è. Allora, il ristorante è fatto così, e qui ci sono tutte le robe strane, pollo, riso, e poi qui c'è, non so che cosa sia sta roba, comunque qui c'è tipo una sorta di roba naturale con l'acqua. Qui ci sono tutti i dolci, la frutta, e vabbè, poi ne ho... Ah, e là fanno gli hamburger, quindi ci vado subito. Là non lo so, adesso andiamo a vedere. Qui c'è un'altra fontana. Qui c'è tutto un piano dedicato a pesce e verdure. Poi di le varie zuppe. Questi non ho idea di cosa siano. Carne, non ne ho idea. Verdura, patatine fritte. Adesso mi daranno il copyright, ma siccome a me piacciono queste cose che illegali, questo è il bar,
cioè in verità sarebbe quello. Lì fanno karaoke, anche se non l'hanno mai fatto. Qui c'è una un frigo per i vini. Comunque qui dentro c'è la una sala in cui sono contenuti tutti i giochi. E tipo ci sono, boh, non lo so, ping pong, tutte quelle cose lì strane. L'altra volta l'ho detto di veloce, adesso vi spiego un po' meglio. Lì c'è una zona in cui non siamo mai stati, in cui ci sono divanetti e questa roba qui. Qui c'è la piscina, che non è più di tanto alta, 1,40 m, quindi ci si sta. Ma in verità per me è anche più alta, Comunque stavo volando, meno male che ho preso sto coso. Comunque lì ci sono delle panchine. E poi lì c'è la piscina, che pensavo fosse una jacuzzi, invece è per i bambini. Quindi proprio un risveglio triste, stavo cadendo in piscina. Ed è alta 50 centimetri, quindi tipo una roba assurda. Comunque adesso stiamo facendo un giro qua e vi porto con me, vi faccio vedere un po'. Devo fare questo grandissimo salto. Ce l'abbiamo fatta. Allora, spero mi vediate. Allora, ieri siamo andati lì e siamo partiti a pesca con la nave. Nave, barca. E io non ho pescato, ovviamente, perché sono animalista, nel senso, sì, le cose di pelle le uso, però, cioè, nel senso, allora, io cerco sempre di usare il meno possibile cose che derivano dagli animali, però comunque cerco di non uccidere proprio io le cose che prendo, che mangio. Allora, questo video è alla faccia di chi mi diceva che qui è inverno e invece ci sono 35 gradi con cielo azzurro. Tiè! Ecco, ve lo volevo proprio dire col cuore, perché vengo sempre io in questo periodo e non ho mai trovato la pioggia. Quindi proprio è una cosa che non mi dovete insegnare. Per gli altri che non mi avevano detto niente, grazie. Buongiorno ai miei soliti capelli normali. Comunque, minchia, che cazzo i capelli ho, sono quadrati. Comunque vabbè. Ovviamente io appena inizio a registrare arriva gente, cioè non i miei genitori, dico quelli che non potete vedere. Ok, allora, piazzando così la videocamera forse riuscite a vedermi meglio. Comunque, adesso sto cercando un punto in cui non c'è vento, ok, tipo qui, in cui mi potete sentire meglio. È passato un corvo, ma ci sono i corvi alle Maldive, ma da quando? Comunque, adesso stiamo raggiungendo di nuovo l'amaca, che penso già di avervi portato là, comunque in caso ora la vedrete. Adesso vi faccio un po' vedere il percorso. Allora, tipo qua devo cercare di saltare anche un po' a cazzo. Proviamoci, però c'è il mare, quindi io farò così. Ehi, ok. Ce l'ho fatta. Ste parti non so se le lascerò o le taglierò. Però mi sento molto tipo esploratore, e quindi penso che le lascerò. Tra l'altro mi dovete vedere, sono qui come un deficiente, con la faccia di fianco al microfono, che cammino tutto ingobbito, e quindi mi prenderanno per scemo. Volpe volante. So, diving center, non so come cazzo si chiami. Comunque là dietro c'è il bar dove andiamo quasi tutti i giorni. In verità tutti i giorni, non so perché ho detto quasi, però faceva più figo. Comunque là vedete il bar. Di là c'è la reception, che avete già visto penso il primo giorno. E poi boh, si andrà avanti.
Ecco, adesso posso farvi vedere l'amaca, anche se una semplice amaca in pratica, però vabbè, io posso. Comunque a pescare siamo andati circa là dove lo vedete più o meno blu, non oltre, e alla fine dopo 2 ore siamo tornati. And we could be together, baby, as long as skies are blue. Siamo arrivati in reception, qui c'è il negozio, sempre chiuso ovviamente. Lì è dove abbiamo attraccato, come vi ho già detto, c'è uno che passa in moto e non so se vuole essere ripreso, quindi non lo riprenderò ovviamente. Là c'è l'amaca e lì c'è il bar e adesso siamo qui, non so se posso registrare, però io lo faccio. Qui ci sono le altalene, come vi ho detto. E qui c'è la stanza del fotografo, adesso andiamo a ritirare le foto. Adesso stiamo entrando nel negozietto, ma devo chiudere perché di sicuro non vuole che registro. Allora, dentro abbiamo comprato un souvenir per la persona che ci ha mandato su quest'isola. E niente, adesso ne ho visto anche uno per me, ma penso che non lo prenderò perché oramai ne avrò una ventina a casa e non so mai dove metterli. Comunque vi volevo dire che oggi è l'ultimo giorno e non ve l'ho ancora detto, quindi adesso non lo so, saranno le ultime clip, diciamo. Stiamo tornando verso il bar. Comunque là dietro c'è la reception e vi devo far vedere la palestra, però vabbè, fa niente. Lì non so cosa ci sia, penso una cosa delle isole dove ti fanno vedere i vari atolli. Comunque qui c'è il centro dove ci sono tutte le cose da sub e queste cose qui. Cerco di non prendere in testa sti cosi. Siamo arrivati al bar, che è questo, e da qui c'è questa vista là dove attracchiamo sempre. E adesso vi faccio un po' vedere. Qua giù c'è l'acqua e oggi c'era una secca, quindi non c'era molta acqua, perché iniziava da un po' più in fondo, perché al mattino c'è sempre un po' di secca. Qui c'è mio papà che si diletta con l'inglese, lì c'è una TV, poi ci sono i vari posti e il bancone. Allora, qui c'è la spa. Noi dovremmo avere tipo un buono di 20 minuti, comunque non l'abbiamo usato perché, boh, non lo so, non siamo mai stati tanto da spa. Se vedete che la videocamera fa un po' così è perché io cammino con l'agilità di un ippopotamo, quindi vabbè, non fateci caso. Qui danno anche le bici che si noleggiano a 5 dollari al giorno, ma non l'ho mai usata perché queste bici non sono affatto comode, perché sulla sabbia si scivola tantissimo e quindi vabbè, non mi è servita più di tanto. Titolo clickbait, mi sono appena distrutto con un corallo, anche se non è tanto clickbait, però vabbè, così almeno qualche hater si incazza. Allora, dal backstage dell'ultima clip, almeno penso sia l'ultima clip, con scritto The End e l'onda che cancella tutto, vi posso dire che l'abbiamo scritta 3 volte. In verità l'ha scritta mia mamma perché la mia calligrafia è impossibile da capire. Comunque lì l'abbiamo scritta al contrario, lì le onde non arrivavano a prenderla e là finalmente ce l'abbiamo fatta. Comunque saremmo stati qui 10 minuti tipo per riuscire a fare questa clip. E comunque la seconda scritta era la migliore. Non pensavo di riuscire a fare questa clip. Comunque riesco a portarvi in palestra. Allora, questa è la palestra, qui c'è la zona pesi. Qui abbiamo la vetrata che è lunga per tutta la palestra. Questi attrezzi non so come funzionino. C'è mio papà che fa il tarato sulla cyclette. Anche io. Adesso proverò anche un po' di attrezzi che logicamente mi devo far male prima di partire. Qui ci sono degli specchi anche di là, come avete visto prima. Questo è il bagno degli uomini, quello delle donne. E poi acqua, eccetera. E qui c'è una bilancia. Buongiorno. Sto facendo venire giù l'altalena dal tetto. Comunque
vi volevo dire che oggi è definitivamente l'ultimo giorno, quindi il giorno del ritorno. E sono le 2, penso, le 2:10. E tra poco, ovviamente di pomeriggio, tra poco noi dovremmo partire. Ecco, stavo prendendo mio papà, non so perché. Tra poco comunque dovremmo partire e infatti stiamo aspettando l'idrovolante che arriverà tra circa 2 ore. Soprattutto la prima cosa è che entrerà qui nel punto di attracco solito, così non dobbiamo andare in mezzo al mare sulla piattaforma dell'altra volta, vai alla clip. E allora, questa roba del flashback è una figata assurda. Comunque vabbè, poi dovremmo arrivare fino a Malé, quindi un 40-50 minuti di idrovolante. E quando saremo a Malé dovremmo aspettare un'oretta, 2 ore, e prenderemo l'aereo per Doha in Qatar, dove ho fatto già altri vlog, almeno spero siano altri e non un intero viaggio racchiuso in un vlog, però non lo so perché non sono ancora arrivato a casa. Comunque penso vivamente di sì. Da Malé a Doha saranno bene o male 4 ore e mezza, 5 ore, quindi nemmeno troppo. E poi il grosso del viaggio sarà da Doha a Milano, e dal Qatar fino a Malpensa sono circa 6 ore di volo, quindi arriveremo lì che saranno le 6 del mattino, penso. Non so perché sto guardando di là, però c'è il mare e quindi cioè, è tipo come un flashback vivente. Comunque arriveremo lì alle 6 del mattino, io sarò distrutto, quindi non so se vi farò delle clip. Comunque spero di sì, perché ho in mente delle belle clip da fare, però sapete che sono una persona abbastanza pigra, neanche questa clip la volevo fare, però vabbè. Tra l'altro ho gli occhi già stanchi, non siamo neanche partiti, però il bello del viaggio è questo. Adesso ci rilassiamo qui per un paio d'ore, un'oretta e mezza, e poi si parte. Se mi vedete molto felice come al solito, perché io non sopporto i viaggi aerei e i viaggi in generale, cioè io vorrei essere subito nel posto in cui voglio andare. Però vabbè, a parte le mie tare mentali varie, adesso prepariamoci al viaggio. E niente, adesso quando arriveremo a Milano dovrò ritirare il cane, che è stato in una bellissima pensione, noi la chiamiamo così, cioè io la chiamo così, però non so come cavolo la chiamate voi a casa vostra. E niente, quando ritirerò il cane sarà una cosa bellissima. Comunque state tranquilli, cioè il mio cane, sono tranquillo perché so che è stato bene, perché mi continuano ad arrivare foto di lui, appunto. E in questa pensione hanno anche un grosso giardino e la piscina, quindi so che è stato bene. Ed è già il terzo o il quarto anno che lo porto, penso il terzo, e comunque non è chiuso in una gabbia, quello è l'importante. Là dietro vedete mia mamma intenta a fare foto e a vedere foto, e mio papà che è preso dalla malinconia di tornare a casa. Ed è tristissimo perché dovremmo affrontare il viaggio aereo. Penso di aver preso da lui. Comunque non penso che vedrete il viaggio aereo. Non so se farò qualche storia su Instagram, perché sull'aereo ho internet, però non lo so. Penso che più che altro guarderò qualche film e niente, mi rilasserò un po', almeno ci provo. E niente, sono veramente felice di aver fatto questa vacanza, ma non so perché, ma cioè, al momento del ritorno le emozioni cambiano, cioè nel senso ti senti, non lo so, triste di lasciare questo posto, non lo so. Comunque vabbè, quando torniamo a Milano poi chiuderò il vlog, però boh, non lo so. Spero di chiuderlo, cazzo, spero di ricordarmi, perché a volte non lo chiudo e 20 giorni dopo riesco finalmente a chiuderlo e non viene molto bene.
Ciao amici, come avete potuto notare siamo finalmente tornati a casa. Tipo non si respira perché non lo so, ci sarà l'aria rarefatta in questo posto. Comunque non vi ho registrato nulla del viaggio perché è stato traumatico. Cioè ero troppo stanco e niente, poi vi posterò altre clip. E niente, la clip ve la registro oggi che è il 13 di luglio e quindi siamo tornati da tipo 11 giorni, penso. Comunque il viaggio è stato veramente pesante, non tanto per il viaggio in sé, perché alla fine ho dormito perché era notte, più che altro per l'attesa per la partenza da Doha. Sì, penso fosse Doha, che abbiamo dovuto aspettare un'ora sull'aereo perché avevano dei problemi e non riuscivo a uscire all'aria condizionata, usciva proprio l'aria calda, quindi boh. E niente, adesso ho appena finito di editare l'ultimo vlog, quello che state vedendo ora, e questa clip andrà lì. Quindi vi volevo solo salutare e darvi appuntamento al prossimo video. Grazie per aver seguito questi vlog, mi dispiace di non essere tanto presente su YouTube, però ho tanti impegni in questo periodo, quindi niente, quando riesco a sbrigarmela mi trovate sempre su YouTube. Grazie a tutti, ciao!